ma non ringraziamo questo mai. Uomo, sì, che non dimenticheremo. Toro 1 e 2 titolava quando arrivò in Italia il Guerrier Sportivo. Che bel titolo. Sempre parla preciso. Di Edu Marangon, allievo di Juliño, il 25enne centrocampista della Portuguesa, possiede un sinistro bomba. Ma è proprio lui, a Torino è carnevale, mille tifosi a ritmo di samba hanno accolto Edu Marangon. Vediamo questo sinistro allora a prova di bomba. Ricordando che Edu Marangon era il più bravo della squadretta parrocchiale che si allenava alla fine della lezione di catechismo e giocava la domenica subito dopo la messa delle 11. Direi delle ottime referenze, sì, certo. Ha fatto bene Torino a comprarlo. Edu, per questo siamo a Torino, parlava anche di Müller, per vincere subito. Eh sì, e infatti ecco qua. Il sinistro. Che bomba! Aspetta, avercene i giocatori così. Ha vinto subito, è già le prime partite, credo. Sempre con 14, come Cruyff, proprio. Sì. Anche essere... come Tardelli, guarda. O come Rivera ai mondiali del 70. Una bordata dietro l'altra, Ma qua forse si riscatta. Era più potente quantomeno. Temibilissimo. E che dopo poi ha cominciato a capire il calcio italiano ed è diventato lo il campione che tutti ricordano. Guardiamolo. No! No, e ascoltiamolo a questo punto. La mia specialità è più veramente una regia di gioco. Ah, la sua specialità era la regia di gioco. In effetti aveva un passaggio smarcante invidiabile, direi. Lui teneva sempre a smarcare e passare la palla a Zago, che allora giocava nel Torino. Lo vedete? Mettendolo in difficoltà, sempre, però. Sempre bene gliela dava, fra l'altro. Sempre bella ficcante. Di esterno, la palla era lunga. Però può succedere. Perché non c'è più? Sarebbe guardate, un protagonista indiscusso. Qua, sempre Zago, che è l'ultima volta l'ha anche chiamato quel paese, giustamente. Pensa che bei vai col liscio con Edu Marangon, che è si vero. Potrebbe fare, tocca anche di mano la palla. Beh, allora se potevamo anche noi saremmo lì. Unicamente in salvezza di Torino, Torino rimane in Serie A. Dopo, non so, dopo le vacanze o anche quando sono in Brasile, un telefono, qualche cosa si può parlare. Ma prima, il mio pensiero adesso è solo resgatare e murare Torino e Torino rimane in Serie A. Aveva un solo obiettivo, Edu Marangon, e infatti Torino in B. E aveva anche un altro, andare in vacanza. E infatti, subito dopo cosa successe? Torino in Serie B. Brasiliano Edu tagliato dalla rosa. Se ne tornò quindi va... Ma come mai? E questa è la macchina che lo andò a prendere per portarlo in Brasile. Chi in Brasile così? Sì, sì. Quello era l'autista. L'autista messo a disposizione dal Torino che lo portò. Poi però guidò lui per andare fino in Brasile. Guardate il campionato 22, gol 2 addirittura. E giocò interamente solo 7 gare. Chissà perché.